forse abbiamo nell'ultimo periodo subito un po' troppi gol e nonostante il brutto campo poteva finire 0-0 la partita, invece abbiamo fatto due disattenzioni che non stanno, ecco, da grande squadra, ecco, quindi bisogna evitare di essere così soddisfatti di questo grande girone d'andata, ma bisogna avere la cattiveria e la rabbia che avevamo a settembre. Ma abbiamo parlato il giusto, come sempre, sia di quando perdi che quando vinci, l'umore non deve cambiare, deve esserci sempre la voglia di lavorare e niente, è stata solo una piccola parentesi quella di Crotone, riprendiamoci subito alla svelta. In Serie B ho notato che il girone di ritorno si va molto più a rilento perché le piccole cercano di, cioè le piccole, le squadre che stanno sotto cercano di fare punti perché cominciano a giocarsi la retrocessione, quindi sicuramente si andrà incontro a un girone di ritorno diverso, però a noi non deve cambiare, dobbiamo, ecco, ricordarci il girone d'andata e cercare di fare più punti possibili per poi essere contenti a fine stagione. Sarà una partita difficile, l'Empoli ha dimostrato grande forza negli ultimi periodi e quindi noi dobbiamo riscattarci subito dopo la sconfitta di Crotone. Anche all'andata non ho giocato dall'inizio, però il mister mi ha fatto fare 10 minuti dove appunto, appena entrato in campo mi hanno riservato un applauso i tifosi dell'Empoli, è stato molto bello. Quindi io anche quando ero a metà col Milan non avevo giocato, quindi sono un po', ecco, le partite dell'ex non le sento tanto perché appunto non sono uno che si emoziona facilmente.